Buongiorno, bentornati a TG2 Costume Società. È il rito del dopo pranzo, ma non solo. Bere il caffè in Italia è una tradizione che affonda le sue radici, soprattutto a Napoli. Cristina Battistin. In questo locale storico si sono fermati scrittori, poeti, artisti, da Gabriele D'Annunzio ad Oscar Wilde ed Ernest Hemingway. In questi saloni si respira la storia e una lunga tradizione della bevanda a cui pochi sanno rinunciare. Qui è nato il caffè sospeso, un gesto di solidarietà per chi non se lo può permettere. Si lascia uno scontrino pagato. Qui arrivano da tutto il mondo per degustare anche il caffè strapazzato. La tazzina deve essere bollente, ma per evitare di scottarsi c'è un segreto. Intingono sul bordo della tazzina alcune gocce di caffè e poi magari aggiungono un po' di cacao. In questo modo il caffè diventa più dolce e più gradevole e non c'è il rischio di scottarsi le labbra. Per i più golosi non potevano mancare le versioni gourmet che uniscono la miscela inconfondibile alla pasticceria. Nel regno del caffè si raccolgono anche le firme per farlo diventare patrimonio dell'UNESCO.